Pescara e Notares con test, l'ultimo per quanto riguarda il Pescara prima del debutto in campionato. Subito pericoloso il Notaresco con questa girata su calcio d'angolo di Marrancone, bravissimo Plizzari, molto ma molto reattivo. Al quarto azione personale di Bonfiglio, classe 97, cresciuto nel Palermo, mette un po' in apprensione direi la difesa biancazzurra, che poi riesce in qualche modo a rintuzzare l'offensiva dall'esterno sinistro della squadra di Alessandro Bruno. Poi Forcini, classe 2003, palla indietro e il gol, il destro d'incontro di Saccomanni, il più giovane dei 22 in campo, classe 2006, 17 anni già compiuti. Beh, insomma, un bel gol. Tra l'altro Forcini molto bravo, riesce ad eludere l'intervento di Moruzzi, che non è stato proprio attento, e poi il destro, devo dire, preciso. Complimenti a Saccomanni, classe 2006, che porta a sorpresa in vantaggio il Notaresco. Tutto questo al minuto 14, la replica del Pescara, il cross di Moruzzi che fa vedere buone cose, soprattutto in fase offensiva, un bel piede soprattutto quando effettua i cross. Abbiamo visto il colpo di testa di Merola e poi ancora Moruzzi, il suo invito preciso, il colpo di testa di Merola con la palla che scavalca il portiere del Notaresco. Barzanti, classe 2004, il pareggio del Pescara al minuto 19. Nel corso del primo tempo si gioca allo stadio comunale Ughetto di Febo. Rivediamo con la combinazione tra Cangiano, che ha giocato oggi dal primo minuto, lo stesso Moruzzi, il suo invito al bacio per Merola, che di testa, lui non è altissimo però insomma è stato molto bravo nella circostanza, la palla scavalca il portiere del Notaresco Barzanti. Poi Manu saluta tutti e se ne va, per così dire, in campo aperto, si avvicina ai 16 metri, prova poi la conclusione fuori misura. Siamo al 20° del primo tempo, il parziale è di 1-1, ma è ancora il Notaresco. La fase difensiva del Pescara è tutt'altro che impeccabile. Saccomanni entra in area, palla in mezzo, c'è la diagonale provvidenziale salvifica di Pierno, poi il cross di Pietrantonio e il colpo di testa di Forcini con la parata di Plizzari, una mischia furibonda all'altezza dell'area piccola, e poi la palla viene allontanata a fatica dai difensori biancazzurri. Praterie a disposizione dell'esterno Bonfiglio, che poi allarga per Pietrantonio il suo sinistro, e la sfera che termina al lato. Sempre molto insidioso il Notaresco nel primo tempo, Bonfiglio davvero inarrestabile, guardate, serie di finte, classe 97, in due tempi Plizzari che è stato sicuramente il migliore del Pescara, Bonfiglio classe 97, giocato in tanti campionati di D e C, cresciuto nel Palermo, e questo invece è il gol nella ripresa, il pareggio, o meglio il 2-1 del Pescara con Salvatore Aloi, entrato in corso d'opera, il suo sinistro deviato, e la palla si alza e beffa, scavalca il portiere del Notaresco. Al 77° il gol del 3-1, il cross di Floriani, la respinta, e Tugnov, entrato nel primo tempo al posto dell'infortunato D'Agasso, un problema al collo per il giovane centrocampista classe 2004, un sinistro di controbalzo per Tugnov, la palla si infila all'angolino basso alla destra del portiere del Notaresco. Siamo sul 3-1, ci sono altri due gol da vedere. Questo è il poker di Accornero, entrato all'inizio del secondo tempo da riferimento centrale, gran botta, il destro sotto la traversa, un giocatore classe 2004 arrivato in prestito dal Genoa, davvero vede la porta da tutte le posizioni, è una delle piacevoli novità di questo precampionato biancazzurro. Il quinto gol al minuto 86, De Marco che riceve da Massa e supera con questo preciso destro il portiere notareschino. Rivediamo il quinto gol firmato da De Marco, classe 2004, scorso anno era alla Vibonese di Modica in Serie D. Pescara batte Notaresco 5-1.